Ciao a tutti, io sono Federica e a Rimini seguo lo sportello caso della DL Covas. E, allora, parto dicendo una cosa molto veloce rispetto a quello che era anche un po' l'incipit dell'assemblea di oggi, nel senso che credo che comunque come sindacato ci siamo sempre mossi all'interno di una complessità di tematiche, no? A partire dal fatto che comunque ci confrontiamo anche e dobbiamo, cioè siamo quotidianamente chiamati a rispondere a tutta una rosa di bisogni che fuoriescono tanto rispetto all'ambito anche del diritto del lavoro, semplicemente se pensiamo anche a come in questi anni ci siamo dovuti confrontare con tutto un impianto di leggi che va ad attaccare duramente la sfera dei diritti e il loro accesso, no? Pensiamo al tema ad esempio anche di come poi i nostri sportelli si siano dovuti aggiornare rispetto a tutto l'attacco della Bossi-Fini che legava lega tuttora il rinnovo del permesso di soggiorno con la presenza di un contratto di lavoro, piuttosto anche di come poi il tema del diritto alla casa è entrato all'interno di quelli che erano un po' i nostri ambiti, a partire dal fatto che tanti lavoratori e tanti lavoratrici in seguito alla perdita del lavoro o comunque una riduzione delle ore lavorate hanno subito anche una riduzione dello stipendio e quindi la difficoltà a mantenere il pagamento di un affitto. E negli anni passati poi, i movimenti anche intorno al diritto all'abitare hanno sicuramente avuto anche periodi di con dei risultati molto positivi, se pensiamo anche a come si è risposto in maniera estremamente efficace anche con tutte le occupazioni abitative rispetto a questo tema qua, laddove a livello istituzionale c'è una carenza vergognosa di politiche abitative serie e di lungo periodo. Movimenti comunque per il diritto all'abitare che negli ultimi anni stanno subendo un attacco molto forte, non ultimo basta vedere anche cosa ci ha restituito un po' quest'estate con tutti gli sgomberi che sono avvenuti a Roma di occupazioni abitative molto molto grandi, piuttosto che quello accaduto anche a Bologna dove la BA comunque ricordiamo che all'interno accoglieva oltre a un dormitorio sociale anche diversi appartamenti e quindi trattava poi anche il tema del diritto all'abitare. Un attacco che poi, cioè un attacco repressivo che in questi anni comunque si è aggravato anche col fatto che a molti attivisti e attiviste vengono imputati anche reati molto pesanti come quello dell'estorsione. Io credo che a partire da questo scenario, da questo paesaggio, attraverso anche i nostri sportelli, chi si occupa del tema del diritto all'abitare, in questo momento è importante riuscire a produrre non solamente un discorso di difesa, ma anche aprire uno spazio che vada a rivendicare e a rilanciare, no? Intorno a questo tema qui. A partire ad esempio da tutta la questione, a nostro modo di vedere molto centrale, che è quella legata alla questione del recupero e del riutilizzo sociale dell'immenso patrimonio immobiliare sfitto che abbiamo nel nostro paese. All'interno, in tutto, in Italia si contano 7 milioni di appartamenti, di strutture che sono vuote, lasciate abbandonate. L'80% di queste sono di proprietà privata e questi appartamenti andrebbero a coprire 10 volte quella che è la richiesta delle persone, no? E di quella che è il bisogno in questo momento reale che vivono migliaia di cittadini e cittadine, e in questo modo si rimetterebbe ovviamente a fruizione un patrimonio il cui spreco costituisce un enorme disastro sociale nonché ambientale, se pensiamo anche poi a tutta la cementificazione che è connessa con questa cosa qui, oltre vabbè meccanismi di speculazione finanziaria, ma anche un discorso comunque da un punto di vista anche di un pericolo, a partire dal fatto che proprio già dall'anno scorso iniziano ad esserci dei morti per edifici che stanno in stato di abbandono e che crollano. E quindi
questo già, cioè mettere al centro la tematica del riutilizzo, del recupero dello sfitto, di quello che già è costruito, riuscirebbe a dare comunque una risposta per diversi anni ad un problema che è vissuto da tantissime e tantissimi cittadini. E poi l'altra questione che per me è importante portare qui oggi è anche come l'intervento sul tema del diritto all'abitare non possa prescindere, non possa che partire da tenere insieme la battaglia, o meglio la difesa degli sfratti e la battaglia delle persone senza casa con quello per un'accoglienza degna. E quello che noi abbiamo sperimentato in questo ultimo anno, anche attraverso lo sportello per il diritto alla casa Rimini, è il fatto di come cioè tenere insieme queste due tematiche aiuti comunque anche a sviluppare un intervento concreto rispetto alla narrazione dominante, a quella retorica che vuole, no, che la casa all'italiano venga rubata dall'immigrato. E io non nascondo che diverse volte mi è capitato, soprattutto tra persone senza casa o sotto sfratto italiani, di sentire ai primi colloqui dei pensieri, no? O comunque dei punti di vista che erano sicuramente molto più vicini alla retorica di Salvini e compagni che non a quella della solidarietà tra gli ultimi. Però delle pratiche come il discorso delle staffette antisfratto meticce composte sia da rifugiati, da richiedenti asilo, insieme a persone senza casa o sotto sfratto, nativi e native di questo paese, che vanno insieme a difendere gli sfratti di famiglie italiane piuttosto che anche donne sole con i figli, che è un altro dato che ad esempio da noi emerge molto. Ci sono state un sacco di richieste di donne sole con i figli sotto sfratto in questo ultimo anno. Ecco, questa cosa qua ridà immediatamente e concretizza un'azione antirazzista molto molto forte e concreta, che impatta e va a smontare anche questa narrazione, no, dominante e questa retorica razzista. Questo tipo di pratiche e queste azioni di solidarietà e cooperazione tra delle persone che hanno comunque un paese di provenienza e anche dei vissuti, delle storie di vita molto molto differenti tra di loro, ma che si mettono insieme per difendere un diritto come quello della casa, per conquistarselo e per rivendicarselo, è un qualche cosa che appunto riesce attraverso la creazione poi di piccole grandi alleanze dal basso, per noi va assolutamente sostenuto, perché può portare a dei risultati molto molto grossi, soprattutto in questa fase, in questo periodo storico qua. E a tal proposito io faccio anche un brevissimo accenno prima di concludere a quella che è l'esperienza di Casa Gallo per l'autonomia, che è una struttura di accoglienza degna che c'è a Rimini, dove lo sportello per il diritto all'abitare di L. Cobas è comunque parte integrante e ha lavorato e ha affiancato comunque questa esperienza qui. Casa Gallo ha iniziata il 23 dicembre del 2015 e sta tuttora ospitando 40 persone, sia migranti che italiani che hanno il problema della casa, e da lì queste persone anche si organizzano proprio per le staffette antisfratto, per andare a difendere gli sfratti. E Casa Gallo in questo momento qua è sotto attacco, il comune di Rimini vanta 16.000 euro di credito a fronte del fatto di non aver pagato 15.000 euro che erano quelli previsti dal progetto. Loro li vogliono indietro sotto forma delle utenze che si sono consumate durante quest'anno, e io credo che Casa Gallo in questo momento qui vada assolutamente sostenuta come esperienza di cooperazione, di accoglienza degna e di risposta dei bisogni concreti e reali come è quello della casa, ma non solo. Concludo dicendo che
connettere comunque tra loro degli ambiti sociali differenti, ibridare le pratiche, i percorsi di lotta, avendo comunque come prospettiva minima a livello di spazio quello europeo e in un, come temporalità un discorso di medio-lungo periodo, sono delle coordinate secondo noi importanti da seguire per riuscire a tenerci lontani da una parte da dei linguaggi e delle pratiche sterili e dall'altra parte invece essere sempre di più animati e contaminati da delle energie vitali che ci diano la possibilità anche in un tempo duro come questo, dove abbiamo davanti una sfida molto alta ed impegnativa, ad essere all'altezza di questa sfida qua. E quindi concludo augurando buon lavoro e buone lotte a tutte e tutti noi. Grazie.